Le tue querele ci rendono più forti e più uniti e ci danno anche la certezza che tu vedi i nostri video e che adesso mi stai guardando. Scenderemo dunque in piazza più determinati e più numerosi per dimostrarti che i cittadini di Taranto non sono più disposti a subire una situazione che si protrae da decenni in cui l'ambiente e la salute dei cittadini vengono costantemente minacciati e compromessi. Le tue dichiarazioni, le dichiarazioni confortanti dei tuoi dirigenti che vogliono farci credere che esista un contenimento delle emissioni dei camini, per noi non hanno alcun fondamento, perché non hanno un riscontro oggettivo. Soprattutto perché la legge antidiossina, la numero 44 del 2008, non ha avuto ancora piena applicazione. E il campionamento in continuo non viene effettuato e nulla ci fa sperare che potrà essere effettuato in tempi brevi o nel futuro. Pertanto noi vogliamo dimostrare il nostro disappunto anche alla luce delle nuove notizie che giungono dai giornali, da Pace Link e dal suo presidente Alessandro Marescotti, con le quali veniamo a sapere che l'ultimo campionamento fatto sul famigerato camino E312 sulle diossine è un campionamento che risale al febbraio 2010 e adesso noi siamo nel gennaio 2011. Continueremo pertanto ad accendere i nostri obiettivi a raggi infrarossi sui camini, sui tuoi camini che creano quello scenario infernale fatto di fumi e di polveri. Vedete che aria c'è all'interno. Vergognoso. Io invito le istituzioni a darsi da fare, perché la città non può più aria, ci avviciniamo con la zoomata. Ecco, vedete, questa è la parte, forse quella che noi non vorremmo mai vedere, dei fumi, delle polveri che fuoriescono copiosi dall'industria. Vedete, stanno aumentando le polveri. La nube dell'interno che viene dall'Ilva sta aumentando in maniera considerevole, probabilmente l'attività sta aumentando, vedete insomma cosa sta succedendo.